Raccolta differenziata si partirà a breve. Dunque, il calendario della distribuzione innanzitutto dei kit. Allora, intanto, per come già abbiamo detto, partiremo dalla zona sud, servendo le aree, perché abbiamo diviso la città in tre aree, sud, centro e nord. Ogni area è divisa in quattro zone. Appena chiuderemo le quattro zone dell'area sud, con la consegna che sarà fatta a domicilio da una ditta che si è aggiudicata l'appalto, allora toglieremo i cassonetti e si avvierà la raccolta differenziata. Il cittadino deve solo aspettare che a casa gli venga consegnato il kit dalla ditta che si è aggiudicato il servizio, insieme a tutto il manuale di istruzione su come differenziare. E contemporaneamente partirà anche una campagna di comunicazione a mezzo stampa con tutti i mezzi possibili e immaginabili, in modo tale che da qua a 15 giorni le zone che serviremo già saranno in grado di poter fare la raccolta differenziata. Partiremo perché dalla zona sud? Perché è una delle zone che già lo fa questo tipo di servizio. Lo riceve, cambieremo noi regime perché invece di un solo contenitore le utenze singole si ritroveranno 5 mastelle e quindi sarà più facile differenziare in casa perché non bisognerà più andare a cercare la campana del vetro, si avrà il contenitore per fare la plastica e saranno tutti i contenitori microchippati, quindi la plastica e il metallo, l'indifferenziata nei rispettivi contenitori, in modo tale che sarà più facile già separare a casa. Cosa cambia per chi abita in condominio e chi invece ha un'abitazione singola? In condominio si avranno i contenitori condominiali che sono da 2,40, carrellate 3,60 o 6,60 a seconda degli spazi condominiali, quindi il condomino dovrà conferire nel carrellato condominiale e raccogliere invece la frazione organica nel sottolavello perché le utenze condominiali avranno il sottolavello da 10 litri e poi portarlo sempre nel contenitore condominiale carrellato per l'umido. Sarà poi cura dell'amministratore provvedere a chi dovrà esporre il contenitore a orario e a giorno di calendario. Se l'area non è accessibile liberamente. Quindi chi abita in una casa singola comunque riceverà il kit. Certo, chi abita in una casa singola riceverà i 5 mastelle da 35 litri, differenziate per tipologia di rifiuto, chi abita in condominio riceverà il carrellato che vale per tutto il condominio e quindi lo riceverà l'amministratore di condominio e il sottolavello invece ogni singola utenza nel condominio. Per quanto riguarda la raccolta, ancora il calendario preciso non è pronto, però sapete quante volte alla settimana verranno, conferiti i rifiuti? Va solo definito l'orario di conferimento affinché si possa fare poi la raccolta da parte della società. In ogni caso, 3 volte alla settimana è possibile, sarà possibile conferire la frazione organica, 1 volta a settimana l'indifferenziato, 1 volta a settimana la plastica e il metallo e a settimane alterne vetro e carta. Quali sono le sanzioni per chi non rispetterà la nuova direttiva? Intanto noi già l'abbiamo detto anche nell'ordinanza, non saranno contestate subito, voglio dire, le difformità, saranno invece fatti, voglio dire, degli appositi adesivi per comunicare la difformità in modo tale che si avranno 24 ore di tempo affinché si possa risistemare il rifiuto e riconferirlo correttamente. Quello che è importante per noi non è sanzionare direttamente, ma è importante invece informare bene il cittadino, educare bene il cittadino e poi eventualmente in ultimo sanzionare. La sanzione comunque per chi abita in condominio ricadrà sull'intero palazzo. Così come prevede la norma, la contestazione è condominiale, il soggetto giuridico è il condominio, ma non la singola utenza. Per quanto riguarda poi il cambiamento nel personale, anche gli orari di lavoro saranno diversi, le aree appunto vi hanno consentito di distribuire tutto il personale in maniera diversa. Noi abbiamo fatto un altro grande passaggio importante, abbiamo dato una pianta organica a questa società che non era mai stata fatta e messa in ambiente. Questa nuova pianta organica ci ha consentito di razionalizzare il personale, dividerlo in 12 zone di servizio in modo tale che il personale, una volta finita anche la raccolta che non si completa nelle 6 ore e 20 di turno di lavoro, lo stesso personale che si occupa della raccolta si possa occupare degli altri servizi, come la raccolta straordinaria degli ingombranti o la scerbatura e lo spazzamento della viabilità comunale. Quindi è maggiore lavoro di giorno e non più la notte. Sì, il maggior lavoro di giorno o nelle prime ore della giornata, perché sarà tutto concentrato in un unico turno, mentre adesso si lavora su 2 o 3 turni, addirittura ci sono, voglio dire, impianti o strutture della società che per adesso lavorano su 24 ore, tutto ciò si riconcentrerà su un unico turno, massimo un turno pomeridiano per alcuni servizi e in ogni caso questo ci consentirà di razionalizzare appunto le spese, non si andrà più tutti i giorni a Catania perché si raccoglieranno i rifiuti in modo differenziato e tutte le frazioni e quindi si ridurranno anche i costi del trasporto.
e degli smaltimenti. Per la ristorazione invece la raccolta sarà diversa? Per la ristorazione, per le attività commerciali, quelle che producono maggiore frazione di organico, quindi la raccolta sarà organizzata con un calendario completamente diverso, ma quella è solo nella zona centrale dove c'è la maggiore concentrazione, o per le attività commerciali particolari. Verosimilmente quando tutta la città avrà i kit? Allora, la ditta che si è aggiudicata la gara d'appalto per la consegna ha 90 giorni e quindi entro 90 giorni dovrà consegnare tutti i kit. Noi partiremo dalla prossima settimana di giugno e in ogni caso staremo sempre sul pezzo, per come abbiamo fatto tutto questo che abbiamo messo in atto in 5 mesi, cercheremo di correre anche sull'avvio del servizio integrale in tutta la città.